lo sapevamo, è una partita molto strana, giocata da tutte e due le squadre in modo, secondo me, molto frenetico perché il tempo a disposizione era poco per poter determinare la partita, per cui abbiamo assistito a 20-30 minuti di giocate ad altissimo livello, quindi diciamo con parecchia anche imprecisione da una parte e dall'altra. Non la so giudicare, cioè non, credo che alla fine se contiamo tutte e due le partite che abbiamo fatto, credo che Catania meritasse in questo confronto complessivamente la vittoria, però è finita così. Ma metto dentro anche la partita sospesa. Sì. Ma non dipende da noi, le partite per regolamento si recuperano quando c'è la prima data utile, quindi c'è un regolamento che parla chiaro, non è che possiamo essere noi a determinarlo. Il 15 era la prima data utile che le squadre avevano disponibili, per cui è stabilito così. Diciamo che per noi cambia poco. La cosa è che non abbiamo la partita di domenica col Genoa, quindi dobbiamo cercare di riprendere un po' il ritmo di queste partite che non abbiamo fatto. Che è quello che un po' ci manca, però vediamo di recuperare. Poi abbiamo una serie di incontri, compresi i due recuperi, e vediamo di poter fare quanto più punti possibile in queste partite. Sì, però voglio dire, noi qua mi pare che ha fatto il suo, cioè un portiere è messo anche per parare, ma siccome siamo abituati a Catania, forse ogni tiro è gol, quindi ci meravigliamo. Oh, di quello che ha fatto, credo che ha fatto quello che un portiere deve fare, cioè una palla difficile, ma non è sicuramente un miracolo. Ha parato, come ha parato il portiere della Roma col tiro di Chama, voglio dire, quindi siamo in Serie A, ci stanno questi interventi. E Potenza deve fare gli accertamenti, non è un infortunio semplice, da quello che sembra, però non possiamo oggi dire cos'ha. Dopodomani farà risonanza e vedremo cosa. Non credo che sia un infortunio di poco conto. Nella prossima gara abbiamo 6 giocatori disponibili in più, che abbiamo i due squalificati di oggi che non potevano giocare, 4 nuovi arrivi, quindi voglio dire, avremo la possibilità di poter, il mister può scegliere sicuramente in una rosa un po' più ampia. I ragazzi che sono arrivati stavano tutti quanti bene perché si allenavano nelle loro squadre, hanno avuto il tempo di conoscere i nuovi compagni, giocatori anche che da parecchio tempo giocano ad alto livello, quindi non credo che abbiano problemi di ambientamento. Quindi vedremo poi il mister che deciderà di fare giocare. Allora, io lo sentivo spesso quando non allenava, fino al giorno in cui ha firmato l'ho sentito, poi basta. Lui fa il suo lavoro, è allenatore del Genoa, noi siamo a Catania, quindi avversari, non nemici, ma avversari sì, quindi cercheremo noi di vincere la partita, lui farà altrettanto, poi vedremo chi avrà la meglio. Una partita? Certo, ma lui è un allenatore che fa giocare le squadre, gioca sempre per fare risultato. Noi siamo una squadra che sta bene, che gioca anche per vincere, per cui sarà una partita aperta. Credo che sarà comunque una bella partita. Ma non lo so, non ho fatto questo conteggio, credo che forse lui è un po' più avanti di me. Credo che sia un po' più avanti, però non l'ho fatto questo. E quindi è tempo di recuperare. Però diciamo, non l'ho fatto questo conteggio, non lo so dire. Grazie, buona serata a tutti.